Cacciatori sul territorio tutto l'anno. Quali sono gli interventi che state attuando in questo periodo così particolare? Estate, si inizia a parlare anche di incendi, di prevenzione? Sì, io parlo soprattutto per la regione dell'Umbria, come ha detto lei siamo sul territorio tutto l'anno, sia per l'attività venatoria ma anche per altre passioni. In questo momento stiamo cercando di inserire sul territorio quelle specie di selvaggina che riguardano soprattutto gli interessi prevalenti dei cacciatori, che è la stanna e il fagiano in Umbria. Stiamo creando dei recinti d'involo dove mettiamo per alcuni giorni, ambientiamo queste specie e poi le radiamole, le lasciamo libere sul territorio con la speranza che possano sopravvivere e essere oggetto anche di prelievo da parte del cacciatore. Stagione 2009-2010, cosa si possono aspettare i cacciatori della sua regione? Ci sono delle novità in vista? Noi abbiamo già la bozza del nuovo calendario, credo che vada in commissione il 2 luglio. È un calendario che è un atto che spesso non raggiunge il massimo del consenso di tutti i cacciatori, ma credo che quest'anno sia un punto alto di gradimento. Noi abbiamo chiesto all'assessore Bottini il reinserimento della quaglia sin dai primi giorni di preapertura, speriamo che questo possa avvenire. Per il resto noi abbiamo trovato un'intesa con tutte le due province, Perugia e Terni, per la specie cinghiale. Abbiamo allungato qualche giorno la chiusura della lepre al 20 di dicembre. Credo che sia un buon calendario. Secondo lei è sufficiente la voce dei cacciatori che viene dal mondo dell'informazione? È importantissimo, credo. Forse noi dobbiamo, e questo lo dico ai nostri organi nazionali, che oggi per esempio incontriamo qui alla sede del CORI, la nostra sede madre, che da alcuni anni, purtroppo, dalla quale da alcuni anni siamo usciti. Beh, credo che l'informazione sia oggi alla base di tutto e su questo credo che la Federcalcio punterà in maniera forte. Spero che tutti i cacciatori possano avere in tempo reale tutte le notizie che interessano loro, non solo della loro regione, ma credo anche dell'attività nazionale che la Federcalcio sta portando avanti, anche a livello europeo. E lei un blog come quello della Dea della Caccia lo incrementerebbe o lo oscurerebbe? No, no, senz'altro lo incrementerei perché tutto è migliorabile, il tempo da quando è partito il blog non è molto, quindi è tutto perfettibile, ma credo che sia indispensabile e mi auguro che possa essere implementato, non certamente oscurato.